sostanziale impunità. La frase, pronunciata questa mattina in commissione trasporti alla Camera dal ministro Passera, ridà speranza alle circa 4.000 famiglie che ogni anno in Italia vedono un loro congiunto perdere la vita in un incidente stradale. Persone che hanno perso figli, fratelli, genitori in un attimo e che raramente hanno visto condannare in maniera esemplare chi gli ha tolto per sempre una persona cara. Valuteremo il contesto della normativa europea, aggiunge Passera, per non creare false aspettative, ma l'intenzione del governo è quella di configurare un nuovo tipo di reato, l'omicidio stradale, qualora chi provochi un incidente abbia un tasso alcolemico sopra l'1,5% o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oppure non presti soccorso. Marcello nel 1997 ebbe un incidente stradale insieme a sua sorella Valeria di soli 17 anni che non è sopravvissuta. Nel vostro caso non sono state riscontrate queste tre fattispecie previste in questo eventuale reato? Sì, non è stato provato che effettivamente chi guidava fosse in quelle condizioni ed è per questo che noi, come tanti altri familiari, sosteniamo che ogni caso di guida azzardata o pericolosa, pensiamo ai sorpassi in curva, pensiamo alle gare tra persone, insomma tra auto sulle strade normali, in tutti questi casi occorre intervenire e occorre sanzionare in modo molto più forte, come del resto già avviene negli altri paesi europei. Un grido di giustizia emesso da chi ha ancora la voce per farlo. Sua sorella, come migliaia di altre persone, spesso giovanissime, non può più. E ne parliamo con il nostro Emiliano Di Nardo, che ha collaborato ovviamente nella maniera principale a questo piccolo speciale su questa nuova legge che potrebbe essere introdotta. Lo accogliamo, buongiorno, Emiliano Di Nardo c'è. Buongiorno a te Flavio, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, un saluto anche a Negro e a Mirko. Dopo la pubblicità avremo il tuo contributo ovviamente in fase di realizzazione con i concittadini, i nostri concittadini, per sapere che cosa ne pensano, ma è un piacere accogliere la dottoressa Giuseppa Cassaniti Mastroianni, presidentessa dell'Associazione Vittime Stradali. Buongiorno dottoressa, buongiorno. Mastroianni, eccoci buongiorno, qua. Buongiorno. E la prima cosa, la prima domanda Emiliano, prima di lasciartela la faccio io, questa è anche una vostra vittoria dottoressa Cassaniti? Noi è da molto che chiediamo che ci siano pene certe per coloro che compiono, per i criminali della strada. In realtà la nostra proposta va oltre questo discorso dell'omicidio stradale, riferito soltanto al comportamento diciamo, di guida in stato di ebbrezza con una gradazione superiore a 1,5. Proprio va nella direzione indicata da chi avete intervistato, da chi è stato intervistato, da Marcello Mastroietti, che tra l'altro è mio figlio sopravvissuto all'incidente stradale proprio, è stato intervistato lui, mentre Valeria, l'altra mia figlia, è stata uccisa e morta. Marcello diceva che dobbiamo contrastare i comportamenti criminali alla guida, non soltanto di ebbrezza, ma anche tutti gli altri comportamenti di guida aggressiva e pericolosa che portano avanti la stessa conseguenza di chi è ubriaco, cioè che come conseguenza hanno l'uccisione delle persone, cioè noi non possiamo grazie una pena a due velocità, cioè chi uccide perché è stato di ebbrezza ecco, deve rispondere di quell'uccisione, di quel comportamento, e chi uccide non essendo stato di ebbrezza, adottando ugualmente un comportamento irresponsabile, insomma il suo comportamento è quasi insomma considerato di responsabilità minore. Ecco, la conseguenza è sempre quello, che si toglie la vita, si toglie la salute, quindi dobbiamo ragionare che la legge come spartiacque e la legge va osservata, e quando si guida ci deve essere veramente senso di responsabilità. O andiamo avanti con una mentalità nuova, o siamo sempre soggetti all'idea che solo chi guida in stato di ebbrezza uccide o è sotto l'effetto di sostanze. Noi abbiamo sbagliato strada, perché l'effetto delle sostanze e lo stato di ebbrezza eccetera risponde del 40% degli incidenti, ma l'altro 60% non ce lo possiamo buttare sulle spalle. Io vorrei che si parlasse con il padre di Matilde Margaritelli, il quale proprio mi ha scritto, mi ha detto di ho sentito l'intervento di Marcello Mastroianni, ed è proprio vero questo fatto, che non è solo la guida in stato di ebbrezza che uccide, perché mia figlia Matilde, a 8 anni, è stata uccisa da una che si è distratta alla guida. E noi, secondo lei, si può accettare la distrazione alla guida? O se uno deve essere consapevole che ha in mano un mezzo di trasporto che si trasforma in un mezzo di morte, allorquanto non si pensa a guidare e si pensa ad altro?
Ecco, noi pensiamo che il problema del cambiamento e della modifica di legge vada affrontato tenendo conto del fatto grave che si vuole proteggere, contro, che si vuole evitare, che è la strage stradale. La strage stradale significa 11 persone al giorno che vengono uccisi, 829 persone al giorno che restano, che sono ferite, diciamo. Ecco, non è solo, è il 40% che incide su questa, e siamo d'accordissimo che ci sia un incremento delle pene, la certezza della pena, ma vogliamo la certezza della pena per tutti quei comportamenti di trasgressione delle norme che uccidono o tolgono la salute, perché noi abbiamo, a tutela dei diritti umani, a tutela della civile convivenza, che cosa abbiamo? La norma. Noi in Italia soffriamo del fatto che la norma la mettiamo da parte e pensiamo che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo sulla strada, ma ce ne andiamo in un'isola deserta a fare quello che vogliamo. Sulla strada ci sono gli altri e dobbiamo tenere conto di questo. Siamo utenti assieme agli altri della strada, le voglio soltanto dire questo. Sembra assolutamente da sposare il suo discorso. Poi si immagina, non credo che lei viva a Roma, poi, perché non so dove. No, io vivo a Messina. Ecco, a Messina, esatto. Quindi può immaginare comunque nella nostra città come questo sia il suo discorso sia amplificato. Ogni tanto noi delle regole ce ne sbattiamo, e quindi ovviamente si pagano le conseguenze. Peraltro ci sono numeri da togliere il fiato. Io lo leggo dal sito vittimestrada.org. 300.000 feriti all'anno e 20.000 disabili gravi, e ovviamente anche 5.000 persone, un paese, scrive, ogni anno scompare un paese di 5.000 persone, quindi i numeri tolgono infatti. Emiliano, non so se hai curiosità prima di ringraziare e salutare la dottoressa. No, io ringrazio la dottoressa, ha detto che è stata totalmente esplicativa, c'è da dire comunque una cosa, sono d'accordo con lei che non bisogna limitare l'inasprimento delle pene solo a chi è sotto l'effetto di stupefacenti o si mette al volante ubriaco. Anche chi manca di senso civico comunque dovrebbe sapere che uccide una persona, perché se comunque tu guidi in maniera scellerata sai che puoi far del male al prossimo, puoi togliere la vita a qualcuno, e quindi non dico di punirlo come omicidio volontario, però comunque sempre di omicidio stradale si tratta. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, qualcosa si sta muovendo, perché se dovesse essere introdotto questo tipo di reato, poi molto probabilmente a cascata si potrebbe ampliare il tutto. Dottoressa? Ecco, l'ultima cosa, credo che sia importante il fatto che verrà inserito il reato, come è stato definito anche da Repubblica, di ergastolo della patente. Queste persone non potranno più avere la patente vita natural durante, e già quello comunque è un deterrente ottimo, perché togli delle persone pericolose dalle strade. Questo sì è importante. Comunque il ministro Passera ha detto che bisogna vedere anche a livello europeo come vanno le cose, non sappiamo se si può togliere questo diritto alla mobilità in maniera definitiva, insomma sono ancora sul piano anche della se discussione. Poi lo stesso... Io infatti sto facendo un comunicato per dire che serve un decreto legge di emergenza contro la strage stradale, perché il punto di vista deve essere questo. Noi dobbiamo tenere presente che ogni giorno muoiono 11 persone sulla strada e 580 e 829 restano ferite, sono ferite. Quindi dobbiamo fare prima possibile questo intervento. E il Parlamento europeo ha richiesto la riduzione proprio dei numeri che abbiamo letto quindi 40%. Il Parlamento europeo ha chiesto questo, e nello stesso tempo ha detto che bisogna salvaguardare la vita di tutti sulla strada, ed è proprio qua il punto forte, perché quando si dice di tutti significa anche dell'utente debole, e quindi il tipo di mobilità che noi dobbiamo organizzare, ma siamo sempre lontani le mille miglia, deve essere un tipo di mobilità che salvaguarda la vita di tutti, cioè partendo dall'utente debole, cioè dal pedone, cioè dal ciclista. Quindi dobbiamo cambiare ottica, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo agire con una mentalità nuova che ponga al primo posto il valore della vita, cosa che oggi non c'è. Quindi l'idea ce la dà il piano decennale previsto dall'Europa e dall'Organizzazione Mondiale, e quindi ci deve essere l'attenzione alla sicurezza di tutti. E poi dice anche, e questo ve lo voglio sottolineare, che nell'impostare il problema della prevenzione e quindi anche della giustizia bisogna partire da un punto di vista ambizioso. Cioè, qual è il punto di vista ambizioso? Per noi è fermare la strage stradale, per molti altri stati è dire visione zero. Noi dobbiamo avere un punto di vista alto per poter raggiungere qualcosa. Non si deve dire fermare la strage stradale non è possibile, ma perché allora è necessario uccidere sulla strada? No, è da sposare. Cerchiamo di smettere di pensare con una mentalità egoistica, individualistica, e cerchiamo di maturare la dimensione della solidarietà e del bene comune. Ah, bella parola, d'accordo. Solidarietà è una parola che in strada va benissimo e che manca. Io sono d'accordo, anche a
verso gli altri automobilisti, ci si ostacola invece di aiutarsi sulla strada. Io le voglio dire questa cosa perché è importantissima, è una sentenza che ha fatto il giudice Guido Salvini, che prima era a Milano, ora è a Cremona, il quale ha mandato a noi questa sentenza e ha detto: guardate che ho considerato colpa grave e sono partito dal massimo nell'applicazione della pena il difetto di percezione sociale, cioè la sottovalutazione della vita dell'altro sulla strada. Questa deve essere la dimensione dei giudici. I giudici devono avere questa cultura e non ce l'hanno. Dottoressa, noi la ringraziamo, ovviamente sposiamo anche le virgole, credo Emiliano, no? Sei d'accordo sul ragionamento? Ovviamente ricordo anche ai nostri amici radioascoltatori che il podcast dell'intervento della dottoressa Giuseppa Cassaniti Mastroianni sarà disponibile tra poco sul nostro canale YouTube di Radio Yes. Nel frattempo grazie e ci sentiamo presto, speriamo con buone notizie. Ok, grazie pure a voi. Grazie alla dottoressa Giuseppa Cassaniti Mastroianni, che è la presidentessa dell'associazione Vittime della Strada.